Emma. Buongiorno. Benvenuta, cara. Buongiorno. Accomodati. Grazie. Perché hai scelto questa musica? Questa è la colonna sonora di Una pistola per Ringo, di Ennio Morricone, che ha fatto 10 colonne sonore di film di papà, una più bella dell'altra, ovviamente. E questa in particolare mi ricorda proprio la mia infanzia. Un episodio in particolare? Guarda, io sono cresciuta sui set dei film western con questi cowboy che mi giravano intorno, stando attenta a non disturbare, mangiando paella nel sud della Spagna, in Almeria. Quindi questa, diciamo, è stata la mia infanzia da sogno. Perché... Certo. E poco prima che papà purtroppo morisse in un incidente automobilistico, in modo anche imprevisto, tu avevi dedicato un documentario a tuo padre e vi siete anche ritrovati, no? Per fortuna ho fatto in tempo a fare questo documentario, proprio perché io dicevo, ma perché la gente in generale, no, fa i documentari quando le persone non ci sono più? I documentari vanno fatti anche per omaggiare gli artisti finché sono in vita. E poi magari ci racconterai cosa hai scoperto di papà che non sapevi, però prima voglio vederne un pezzetto, perché ci accompagnerà il documentario nel corso del nostro racconto, perché siamo molto felici di ricordare papà. Qui lui parla di se stesso. Vediamo. Ciao, sono Giuliano Gemma. Sono nato a Roma il 2 settembre del 1938. Sono un figlio della guerra. Ho avuto un'infanzia abbastanza difficile, come molti della mia generazione. Giocattoli non se ne vedevano, almeno per quanto mi riguarda. Sono nato a Roma, ma ho passato parte della mia infanzia a Reggio Emilia, con i miei nonni e mia madre, Hager, alla quale volevo molto bene. Era bellissima. Feci anche la controfigura ad Ava Gardner e a Lida Valli. Fece un piccolo ruolo in Totò Tarzan. Interpretava una cameriera d'albergo e Totò cercava di sedurla. No, ma questa è un'altra. Però. Alla comandi, signore? Io sì, cara. Aspetta, Cara, Spartacone, giacchesci, attacchi il cartello, non disturbare. No, ti smetti la camera, sì, la sua, guarda qui. Eh sì, ho avuto una nonna che ha lavorato con Totò, bellissima tra l'altro. Bellissima. Non mi sono mai sentita all'altezza io di tutta questa bellezza in famiglia. E il padre bellissimo, la nonna bellissima, la mamma bella, la sorella bella. Io ero, diciamo, sempre inadeguata dal mio punto di vista. Davvero? Sì, però questo mi ha aiutato poi a sviluppare altro. Ma papà non ti diceva sei bella? No, papà non era assolutamente una persona di facili complimenti, però era molto affettuoso, ma non in quel modo, non facendo i complimenti. Peraltro, immagino, lui l'ha appena accennato nel video, con un'infanzia molto complicata, perché un'infanzia segnata dalla povertà, te ne parlava mai? Sì, io ci ho tenuto molto che lui lo raccontasse questo nel documentario. Infatti c'è un momento in cui dice perché io nasco povero proprio, ed è bello pensare che una persona che sia nata in condizioni, diciamo, difficili, poi si è riuscito a creare quello che è riuscito a creare Giuliano Gemma nella sua carriera, con film che sono stati poi esportati e venduti in tutto il mondo. Lui era del 38 e peraltro aveva questa cicatrice che conferiva anche un tocco sexy al suo viso, che era stata provocata da un'esplosione proprio quando era bambino, no? Che era successo? Credo che lui giocasse, esplose questo petardo, non ricordo bene, che però poi gli procurò appunto questa cicatrice che è famosissima. Eccolo qui, sì, forse addirittura mi chiedono ogni tanto, ma era vera quella cicatrice? Perché l'ha caratterizzato poi. Perché in un mondo dove tutto è finto, una cosa vera non ci puoi credere. Esatto, no, papà era tutto vero. Ecco, e papà era tutto vero. Dentro e fuori. E diciamo, l'infanzia umile lo aveva segnato, secondo te, come nel suo umore? Sicuramente sì, ne parlava spesso di questa... Poi questo papà, cioè tuo nonno, aveva il vizio del gioco, no? Sì, aveva il vizio del gioco. Infatti papà i primi guadagni gli regalò un Rolex d'oro che lui si mangiò al gioco. Ma davvero? Sì, quindi era povero molto... Giuliano, povero sì, era molto amareggiato da questo padre che aveva questo vizio del gioco e ne ha sofferto molto.
Però questo poi ha fatto di lui tutto quello che era, insomma. Certo, noi siamo figli della nostra storia, non basta. Esatto, ognuno di noi è figlio della propria storia e ci ha dato anche a noi poi l'insegnamento di non ricordare, di non smettere mai di mantenere una certa umiltà, di non sentirsi mai più importanti di nessuno, ecco. Senti, ma come arriva a fare Ben-Hur? Ben-Hur, lui faceva i provini per fare le comparse a Cinecittà, perché per sbarcare il lunario, per guadagnare quei soldi. E il regista, William Wilder, lo notò, perché aveva l'occhio lungo, se no non faceva Ben-Hur. Erano registi, insomma, svegli, preparati. E in mezzo alle comparse disse: chiamami un attimo quello là. E mio padre si guardò intorno per dire: ma con chi sta parlando? E stava parlando con lui e gli fece fare una scena con Charlton Heston. Sì, che noi quando diciamo bisogna fare Ben-Hur, quando vuoi dire, no, che stai facendo qualcosa, sì, di... Sì, esatto, e che fai Ben-Hur? Che fai Ben-Hur? E lui ha fatto Ben-Hur e poi ha fatto anche il Gattopardo. Anche lì era tinto di biondo, no? Faceva il... Sì. No, quello era Arrivano i Titani, il primo film mitologico, dove appunto il provino fu Salto Mortale, Flick Flack, che è un'altra cosa ginnica molto complicata, e lo tinse di biondo Duccio Tessari e disse: via, preso, ci penso io a farlo recitare. Papà non aveva paura, come Salto Mortale? No, lui era uno stuntman, lui nasceva come acrobata, era coraggiosissimo, non c'è scena di film dove lui abbia una controfigura, fa tutto lui, salti mortali, faceva cose veramente al limite del rischio. E non ha... Che il circo poi so che ha attirato anche te, ma adesso ci vediamo. Ben-Hur, perché hai fatto la Domatrice di Leoni, no scusate, sì, faccio questo inciso. Domatrice di Leoni? Non ci siamo fatti mancare niente, Serena, io sono una pazza, tu mi hai invitata, però ora ti devi subire tutte le mie follie. Ma tu non sai che io adoro la gente, più sono pazzi meglio è. Anche meno male, la follia... ho un po' paura, perché Rai 1 in genere non omaggia tutta questa follia, e invece oggi avete me e vi dovete tenere. Ma poi, cara Vera, ma chi di noi è normale? Esatto, la normalità è un concetto talmente relativo. Esatto. E noioso. Poi spesso chi è più normale invece è più pazzo degli altri. Esatto. Quindi meglio chi la tira fuori la follia. Brava Serena, mi piace, così mi hai conquistata. Non ti avresti preoccupare. Conquistato anche papà. Questo mi fa molto onore da parte tua e da parte di papà. Adesso lo vediamo, ti ringrazio davvero. E adesso lo vediamo, dai. Ben-Hur e Gattopardo, che sta sempre nel tuo documentario. Vediamo. Ero sul set di Ben-Hur. Vedo passare William Wyler che guardava verso di me. E io mi guardai intorno per capire chi stesse guardando. Ma non c'era nessuno. Stavo guardando me. Sarei dovuto andare in teatro a provare una scena. Mi dissero quello che dovevo fare, la provai. E Wyler disse: This guy is okay. Va bene lui. Und er hat uns diese Reise ermöglicht. General, willkommen im Hause Salina. Danke sehr, Euer Exzellenz. Canta lui qui? Qua canta un pezzo lirico. Non è Plaisir d'Amour, no? Cosa canta? Sì, credo. Perché... E studiò canto per quella scena. Abbiamo visto una stessa inquadratura, scusate se dobbiamo riprenderci. Sì, siamo un attimo. Un attimo, allora c'era Giuliano Gemma. Terence Hill e Alain Delon. Alain Delon. Ma tu l'hai conosciuto Alain Delon? Sì, ma io avevo questa villa in campagna che non c'è più, pensa. Adesso è diventata una casa dove fanno i matrimoni. Non ci sono mai voluta più entrare. Ed era una villa dove la domenica venivano a pranzo Sergio Leone, che era proprio fisso a casa nostra, Alain Delon, e si mischiavano un po' tutti i generi di cinema, no? Perché allora c'era il cinema di genere. Quindi arrivavano la Fenech e la Boucher con la commedia all'italiana, poi Sergio Leone, poi arrivava anche Mina, Renzo Arbore, Mariangela Melato. Quindi io sono cresciuta osservando queste persone e ascoltando progetti di lavoro nascere, film. Sono in assoluto i ricordi più belli che ho. C'era qualcuno che ti colpì particolarmente? Ecco, questa è la casa di cui stavi parlando, ecco. Esatto, sì, è proprio lei. Questi tratti da, credo, filmini amatoriali vostri, questa bella piscina. Immaginatevi appunto Alain Delon e Mariangela Melato sotto un braccio, giocavano campo da tennis. Si passavano delle domeniche meravigliose. Qualche aneddoto, qualche, non so, un ricordo di tuo, di bambina, di ragazzina? Che Ma io avevo un rapporto veramente speciale con Sergio Leone, in un momento in cui mi sentivo assolutamente in disparte, incompresa,
e cercavo in qualche modo di attirare l'attenzione, che era sempre solo su questi personaggi, ovviamente, e soprattutto su papà. Io ero, oh, carina la bambina. Sergio Leone sembrava l'unico, diciamo... Qua ci sei tu e tu con tua sorella, credo, no? Sì. Sto vedendo qui, eccole. Ah, qui praticamente devi sapere che papà era famosissimo in Giappone. Il Giappone è il paese dove lui è stato in assoluto più famoso. Per cui da Tokyo organizzavano una settimana a Roma con visita alla villa di Giuliano Gemma. Ci credo. Cioè faceva parte dei pacchetti esatto, turistici. Esatto, pacchetti vacanza. Puntualmente arrivavano questi pullman di giapponesi davanti casa. Meraviglioso. Io e mia sorella eravamo costrette a indossare un kimono per accoglierli. Ricordo questi kimoni abbastanza scomodi pure, tutti e tre vestiti da giapponesi, accoglievamo questi pullman di giapponesi in visita alla villa di Giuliano Gemma, che ci riempivano di regali, di cose del Giappone. E anche questo è un ricordo abbastanza inquietante, devo dire. I pullman dei giapponesi erano... E quindi tu facevi, ti davi da fare e volevi avere Sergio Leone che ti diceva... Che mi hai detto era l'unico che vedeva... No, Sergio Leone gli stavo simpatica, mi capiva, mi diceva ci penso io a te, un giorno te faccio lavorare io a te, e poi purtroppo non ho fatto in tempo a farlo. Allora, qui Giuliano parla di tua mamma, Natalia Roberti, che peraltro anche lì qualcosa di anticonvenzionale per l'epoca, perché oggi siamo abituati a vedere le donne più grandi degli uomini. Sì. All'epoca non era così frequente, no? Perché mamma lei aveva credo tre. Non si è mai saputa l'età precisa di mia come madre, perché la falsava persino sui documenti. No, quando dicevo, mamma, ti prego, lei. Quanti anni hai? Fatti gli affari tuoi, mi rispondeva, quindi non l'ho mai saputo. Però credo avesse 12 anni o 13. Ma è vero più. Che aveva avuto una storia con Marlon Brando? Sì, sì. Poi dici, cerca l'uomo ideale, padre Giuliano Gemma, la madre che ha avuto il flirt con Marlon Brando. Ma che ti aveva raccontato? Io voglio sapere tutto di Marlon Brando, scusa. No, di Marlon Brando, perché praticamente un giorno litigarono e lei gli gridò, tu che ti dai da fare con le tue attrici, che poi non è vero perché lui era anche abbastanza tranquillo, io ti ho tradito solo una volta, ma con Marlon Brando. Io scioccata andai subito da lei e dissi, mamma per cortesia siediti un attimo, dobbiamo parlare, io devo sapere tutto di questa storia e so tutto, ma insomma non ve la vengo a raccontare. Una cosetta che si può raccontare. No, le fecero uno scherzo praticamente, siccome sapevano che mia madre era innamorata pazza di Marlon Brando, aveva questo mito, no? Come ce l'avevano in tanti, la invitarono in una casa all'isola Tiberina dove gli aprì la porta a Marlon Brando. E lei si accese la sigaretta al contrario, tremava, però poi passarono tutta la sera insieme, lei si presentò bellissima e nacque questo flirt con Marlon Brando, a cui lei non ha mai voluto dare seguito perché comunque era, diciamo, già sposata. Sto rivelando delle cose allucinanti. Non so, mia madre sarebbe molto contenta. Guarda, mio padre un po' meno. Posso dire che tanto, voglio dire, nella vita succede. Lei peraltro l'ha pure raccontato al marito. E poi per Marlon Brando, perdonami. Esatto, lei ha confessato. Ha confessato al punto che ogni volta che c'era un film di Marlon Brando, mio padre si innervosiva un po'. E io e mia sorella ci mettevamo il carico da dolce. Che bravo Marlon Però Brando. Però bisogna anche dire che Marlon Brando col tempo ha perso un po' il suo sex appeal, invece Giuliano Gemma è rimasto bellissimo fino alla fine. Sì, perché... Senti, ma che epoca era? Che periodo era di Marlon Brando? Marlon Brando del trap che si chiama Desiderio? Noi non eravamo nate, però lei già stava con papà. Quindi okay. Parliamo degli anni 67, se 66. Se troviamo una foto di Marlon Brando negli anni 67-66, Giovani Leoni, chissà, forse quel periodo, sì, o forse era già Apocalypse Now. Un periodo vabbè. Buono di Comunque Marlon Brando. Comunque sia, quello è, e la mamma è stata una grande, quindi sì, Natalia, grande mamma, Natalia. Vediamo papà che parla di lei. Nella mia vita molte cose sono state favorevoli. Ad esempio, la mia prima moglie Natalia, oltre a essere stata una buona compagna di vita, mi ha anche aiutato nel mio lavoro. E credo che sia stato il miglior agente che abbia mai avuto. Beh, sì. Donna super intelligente, faceva la pittrice amica di Pasolini, che sì. Io sappia, presso per par condicio io manderei anche la clip delle attrici che hanno lavorato con papà. Va bene, così. Sì, è brava. Ok. Mi sembra okay. Giusto perché anche lui poi, insomma, diciamo, i suoi flirt ce l'ha avuti, eh. Signori miei, che video, chi siamo noi per giudicare? Nessuno. Che senza peccato scagli la prima pietra. Vangelo, vai, le attrici. Sì, sì, ma intanto attenti a non rovinarvi la salute.
Quando si lavora, non si deve risparmiare sul mangiare. Uova, carne, latte. Perché il lavoro ti succhia il sangue, come i vampiri. Scusi, non credevo che le suore avessero le cosce. Cioè, le mutande. No, volevo dire le calze con la giarrettiera. Gli voglio bene lo stesso. Non quanto ne voglio a te. Due figli forti e temuti e la loro bella madre. Non sono una bella madre? Certo. Un figlio non lo vuoi. E che vuoi allora? Parla! Non lo capisci che la famiglia significa rispetto, significa forza. Ma chi è un uomo senza famiglia? Che conta? Chi lo difende? Perché sto figlio non lo voglio? A farlo nascere in mezzo a gente come a voi. Potrebbe farla finire Michele. No, figlio, che potrebbe nascere pure orfano. Vieni, un caffè farà bene anche a te. Grazie, lo prendo a casa. Stanco? No, ne ha fatte altre, Nardoni. A più tardi. Sì. E grazie ancora. Le avete riconosciute? Aspetta, dicono, sì, secondo me, sì. Stefania Sandrelli, Ursula Andress, Rita Hayworth, Claudia Cardinale e la grande Liv Ullmann, grande attrice di Bergman. Dimmi. Inizialmente papà non era molto convinto di questo documentario, perché io gli dissi: papà, devo fare assolutamente un documentario su di te. E lui mi rispose: a chi interessa? E io disse: papà, tenero. Io capisco l'umiltà, ma a tutti, al pubblico. Ah, ma sembra che ci omaggiamo da soli, lascia perdere. Dico: vabbè, allora facciamo una cosa, fammi iniziare a lavorare, poi se non ti piace smetto. Inizio a lavorare, inizio a montare, lui si entusiasma sempre di più. Finisce il documentario, lui è esaltato ormai dal documentario, da questa figlia che ha fatto questo documentario, viene a Los Angeles a presentarlo, perché io allora abitavo là, gli organizzo un pranzo con John Voight, con cui lui aveva fatto una fiction per Rai Uno, e inizia a parlare a John Voight di questa figlia. Padre di Angelina Jolie, però. Esatto, aspetta, lì veniamo, hai detto proprio la cosa. E mio padre inizia a ossessionarlo con questa figlia che ha fatto un documentario bellissimo su di lui. Ah, perché mia figlia, perché mi... E John Voight gli fa: anche mia figlia. Ah, anche tua figlia fa lo spettacolo, gli dice il papà. E John Voight fa: sì, Giuliano, Angelina Jolie. E papà: oddio, scusa, che figuraccia. Poi mi disse: ho fatto una figura tremenda. Amore. E John Voight gli disse: I love you, Giuliano. Certo. Perché capì proprio quanto papà era puro, che poi non pensava mai alle parentele, a chi fosse il padre di chi, il figlio chi. A lui valutava le persone per quello che erano. Però gli disse: anche tua figlia fa lo spettacolo. Sì, Angelina Jolie, se non ti dispiace, ha vinto un Oscar. Ho capito che la tua ha fatto il documentario, però insomma... Però orgoglioso di te, per te insomma, molto, bello, sì. Bello che aver assistito a questa scena, dai. Sì, per una volta sì, perché poi lui era stato molto severo per tutta la vita. Sì, e mi perché disse... se era severo con se stesso forse lo, esatto, era anche con te, tua sorella. Mi disse: ma lo sai che sei brava? E io gli risposi arrabbiatissima: io è da quando ho 16 anni che sono brava, sei tu che te ne accorgi solo adesso. E lui mi disse: mi sa che hai ragione. Per me era un modo per farsi dire brava, ma era anche un modo per dire: papà, ti voglio bene. Esatto. Ma questo documentario ci ha unito da morire, perché poi alla fine eravamo costretti a passare ore insieme, perché io chiedevo a lui le cose: ma papà, quella scena che mi piaceva, quel salto mortale, che film è, aiutami. E cosa hai scoperto di lui che non sapevi prima? Guarda, ho scoperto, per quanto mi riguarda, che mi voleva veramente tanto, tanto bene, che è stata la scoperta più importante, perché ho sempre avuto questo dubbio di non essere all'altezza di mio padre e di non essere mai abbastanza per lui. E invece poi col documentario ho capito che lui non solo mi amava tantissimo, ma mi amava esattamente per come ero. E mi disse... due cose: non perdere mai la bambina che è in te mentre lavoravamo, perché è la parte più bella che hai, e non cercare mai l'approvazione degli altri, perché non ti serve, tanto nessuno mai ti amerà per sempre o tutti ti ameranno. Paradossalmente lui, che aveva un pubblico così vasto, mi insegnò a non cercare l'approvazione di tutti, perché tanto sarai sempre scelta nella vita, non ti ameranno tutti. Una visione anche, visione coraggiosa e leggermente pessimista, e aggiungo che gli uomini di quella generazione
non sono stati educati, no? A, non erano stati educati appunto a fare smancerie. Ecco, scusa, mi è entrato, è arrivato Marlon Brando in questo momento. Un minuto di silenzio su Marlon Brando, che peraltro ha avuto una vita sentimentale molto complessa. E foto del 64, mi dicono. Vabbè. Eh beh, sì, siamo lì. Era questo il periodo. Era tu questo il periodo, che... quindi insomma era ancora, diciamo, il pieno delle sue, esatto, delle sue grazie. Ripeto, vita sentimentale molto complessa. Sappiamo, la figlia mi sembra si è suicidato, il figlio, insomma, sì, comunque il figlio maschio. Tra l'altro, una volta litigando con papà, gli dissi: tanto lo so che sono la figlia di Marlon Brando. E lui rimase veramente malissimo, lì, turbatissimo, poverino. Malissimo. Perché poi mi continuavano a dire: somiglia a Marlon Brando, perché avevo questa faccia un po' schiacciata. Com'è. E io a un certo punto mi venne il dubbio, allora dissi a papà questa cosa e lui mi guardò malissimo. Pensa che bisogno d'attenzione e d'amore avevi. Esatto, tu. Ma erano tutte richieste disperate di amore da parte di un uomo che io amavo, perché è vero che tutte le figlie sono innamorate del papà, sì, ma io lo ero un po' di più, diciamo, perché un veramente padre così. Un padre così è difficile. Ti vediamo con tua sorella Giuliana nel film Il Grande Attacco di Umberto Lenzi, 1977, siete due bambine. Papà, salve, papà, buon Natale, piccole. Ehi, ehi, attente, vi bagnate. Oh, santo cielo, come siete cresciute. La prossima volta non vi riconoscerò. Su, andiamo di là. Sapete, bambine? Vostro padre è veramente una frana. Mi vergogno proprio. Ho dimenticato tutti i regali di Natale sul treno. Non importa, papà. Il miglior regalo è che tu sia qui. Oh, che care. Quanto ti fermi, papà? Avevi promesso, ricordi? E infatti mantengo la mia promessa. Una settimana. Contente? Sì, papi. Ma voi dovete promettermi una cosa. Di essere buone con la mamma quando riparto, d'accordo? D'accordo. D'accordo. Però, perché non la risposi tu, la mamma, anziché quel Michael? Ruth, sei o non sei una bambina grande? Certe volte no. Cioè, sì. Ma c'è questo episodio tenerissimo che tu racconti, che lui vi faceva, si chiudeva gli occhi e vi riconosceva dalle mani. Sì, lui ci diceva, chiudeva gli occhi, diceva datemi la mano, e toccava la mano e diceva questa è vera, questa è Giuliana. Dico papà, ma come fai? Perché tu sei più morbida, mi diceva. Comunque ci tengo a dire che questo che avete visto è assolutamente, in assoluto, l'unica volta che io ho lavorato con mio padre. Dopodiché non ho mai più voluto lavorare con lui, né lui voleva lavorare con me, nel senso che mi ha insegnato che nella vita le cose si guadagnano con fatica e tutto quello che ottieni te lo devi ottenere da sola. Quindi questo è dedicato a chi mi chiama raccomandata, credo di essere l'unica figlia d'arte in Italia che non ha mai lavorato col padre. Ma te che, cioè, voglio dire, ma papà che ti direbbe? Lasciali perdere, no? Sì, non ti curar di loro, ma guarda e non passa. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa, Dante. Senti, no, parlami invece delle donne. Poi ho visto appunto Ursula Andress. Tu eri gelosa di loro e chi è che frequentava casa di papà? Ursula Andress, sempre, Edwige, Fenech, Barbara Boucher, Claudia Cardinale. Ma se poi ti io chiedo assistivo alle litigate bella... tra Claudia Cardinale, Pasquale Squittieri, tragedie d'amore, attrici che piangevano, perché queste attrici avevano degli amori veramente molto tormentati. Per cui io... Tipo? Da... non lo so, Ursula Andress che si innamorò di Fabio Testi perdutamente, gridava al telefono, Fabio non mi lasciare, cioè io guardavo queste dive meravigliose piangere per amore e pensavo un giorno anch'io piangerò per amore, infatti sono diventata molto drammatica anch'io. Cioè hai preso ispirazione. Ho preso ispirazione da questi drammi. Senti, e invece papà aveva qualche preferenza secondo te, aveva qualche inclinazione, era successo, qualche scappatella te la sarà concessa? Tutto ma secondo me sì, però sai anche quelle cose bisogna saperle fare. Lui sicuramente si è concesso qualche scappatella, so anche con chi, perché poi dopo ha confessato, le ha confessate tutte, gliel'ho fatte confessare tutte. Proprio durante la lavorazione del documentario, mamma però era già morta. Non è mai uscito sui giornali, non ha mai fatto scandali e soprattutto niente di questo toglieva nulla a mia madre, che era la regina in assoluto, guai a perdere quando, mia madre. Quando lei è morta con un tumore, mi sembra, sì. E lì è stato complicato, no, per papà? Complicatissimo. Io, per noi era una grande preoccupazione la malattia di mia madre, ma era soprattutto una grande preoccupazione come stava reagendo papà.
era veramente sotto shock, non gli si poteva più parlare, era impaurito, terrorizzato. E addirittura mia madre diceva: non fare entrare papà, lascialo fuori che si impressiona. Avevamo tutti questo senso di protezione. Quindi mamma lo proteggeva? Cioè... Lei lo proteggeva dalla sua stessa malattia, sì. E a voi vi ha protetto? A voi? A noi meno, ce l'ha fatta vivere fino in fondo, ma anche quella è stata una grandissima lezione di vita. Perché mia madre ha amato e apprezzato la vita fino all'ultimo momento. Mi diceva: guarda, apro il balcone, c'è il sole, ci sono i gerani che fioriscono, io sono felice, anche se so che devo morire, mi godo la vita fino all'ultimo. Vedi di fare lo stesso. E tu sei stata capace di farlo? Beh, cerco di apprezzarla la vita, sicuramente non la spreco e cerco di coglierne tutti gli aspetti più belli e meno belli, ma vivendola intensamente. Gli spaghetti western cosiddetti, che peraltro all'epoca erano un po' snobbati dalla critica, no? Papà sì, ne soffriva? Certo, perché erano film commerciali. Ma papà ne soffriva? Beh sì, inizialmente un po' sì, perché comunque erano considerati appunto film commerciali, che poi sono stati film venduti veramente in tutto il mondo. E peraltro super rivalutati dai grandi della cinematografia statunitense, Quentin, contemporanea, tra cui Quentin Tarantino, che tu hai conosciuto, giusto? Sì, Quentin Tarantino è un mio grande amico. Saluta, una persona... ce lo digli, fa se vuol passare da qui, siamo persone carine e gentili. È passato da qui, è venuto a presentare un po' di tempo fa un film, però non passa spesso. Vabbè, vieni tu con me a Los Angeles, se guarda, gli facciamo un'intervista per lì. Per me andiamo, sì, sì, se passa, insomma, noi qui tanto, c'è io, c'è Eppe, c'è Franca, vabbè, tutti quanti, è una persona Roberto, stupenda, in grado di darti grandi energie positive. E poi mi racconti, ma Uma Thurman, lui è sempre innamorato di Uma? Lei è la musa in assoluto, quindi non l'amo. È tanto un innamoramento quanto un'ispirazione che credo durerà per sempre. Lei proprio, ecco, se dovessi scegliere una donna con cui cambiarmi, Uma Thurman, favolosa. Bella, bellissima. Gli spaghetti western. Il western è un genere che mi ha dato tanto e che non ho mai rinnegato, pur rappresentando una piccola parte della mia carriera. Infatti ho fatto più di 100 film, di cui solo 17 western. Voglio diventare come voi. Io so già estrarre, ma non ho mai avuto una vera pistola. Se voi mi insegnerete, imparerò presto. Prima lezione. Non pregare mai un altro uomo. Mi prendete con voi? Quanto denaro hai? $8. Ciao.